9 anni dalla visita di Benedetto XVI, Genova è pronta ad accogliere nuovamente un pontefice. Ed è proprio un abbraccio il logo della visita pastorale di Papa Francesco nel capoluogo ligure sabato 27 maggio. Tante le realtà incontrate e incoraggiate nelle oltre 10 ore di permanenza: il mondo del lavoro allo stabilimento Ilva, il clero nella cattedrale di San Lorenzo, i giovani al santuario della Madonna della Guardia, i piccoli dell'ospedale pediatrico Giannina Gaslini e tutta la città nella Santa Messa a Piazzale Kennedy. Una giornata attesa e alla quale Genova si è preparata con grande cura. Con un lavoro grandioso, grandioso. Innanzitutto sul piano spirituale, di preghiera, di meditazione, di catechesi, di adorazione eucaristica, perché vogliamo che la visita del Papa non sia soltanto un grande evento di cronaca da scrivere nei nostri annali. Anche questo, ma vogliamo che sia un evento di grazia, l'incontro del popolo genovese, della comunità cristiana, in particolare con il successore di San Pietro, che viene per confermare la fede, per incoraggiare, per dare fiducia, per incitare a proseguire nel cammino della carità. Qual è la Chiesa che incontrerà Papa Francesco a Genova? Innanzitutto l'atteggiamento della Chiesa genovese, che mi sento di mettere in luce come pastore, un atteggiamento di umiltà, di discrezione, che è tipica un po' del carattere, del nostro carattere genovese, molto riservato, a volte fin troppo, a dire il vero, e molto operosa. Operosa nella vita quotidiana, che non ama tante proclami, manifestazioni particolari, eccetera, ma ama di più essere fedele al posto quotidiano, nella vita ordinaria delle parrocchie, delle comunità, e cercando di essere, come il Santo Padre ci dice sempre, giustamente, vicini alla gente di tutti i giorni. Troverà questa, una Chiesa che è, penso come tutte, ecco, le diocesi, impegnata almeno su due grandi fronti, quello dell'evangelizzazione, dai bambini, il catechismo, eccetera, le famiglie, con risultati naturalmente diversificati, perché le difficoltà sono quelle che conosciamo tutti, e dall'altra parte, sul versante più, diciamo, sociale, è molto vicina alla povera gente e al mondo del lavoro. Quali frutti auspica per questa visita del Pontefice a Genova? Genova, nella sua insieme, ha bisogno di una parola di incoraggiamento, che la sua persona, le sue parole, i suoi gesti e la sua semplice persona sicuramente ci donerà. Di fiducia, di incoraggiamento dal punto di vista così della città in ordine al lavoro, perché c'è una grandissima disoccupazione a Genova, grandissima, nonostante alcuni segnali anche positivi. E poi per la nostra Chiesa un incoraggiamento, andare avanti con gioia, con entusiasmo, sempre in un atteggiamento di annuncio del Vangelo verso tutti, e senza ripiegarsi mai su se stessa, sulle proprie difficoltà.